La cronaca parla di privatizzazione dell'acqua ed è recente la notizia di aumento delle tariffe in Torino e provincia. Ma com'è l'acqua che beviamo e qual è, più in generale, la situazione delle acque in Piemonte? Ne abbiamo parlato con Silvano Ravera, direttore dell'ARPA Piemonte, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, l'ente incaricato di effettuare i controlli e i monitoraggi sulla qualità delle acque in Piemonte. È la regione che ha da più anni e con più convinzione e intensità sviluppato un'attività di controllo, prevenzione e salvaguardia delle acque in generale, superficiali e sotterranee. Quindi le acque nostre stanno via via migliorando da parecchi anni, sta andando verso gli obiettivi stabiliti per tutta Europa dalle direttive della Comunità Europea, su uno stato che deve diventare entro il 2015 buono. Le attività dell'uomo in ogni caso influiscono e contribuiscono a inquinare le acque. I due fattori principali di inquinamento sono fitofarmaci e diserbanti usati in agricoltura e lo scarico dei depuratori civili, urbani e industriali. Il primo è più difficile da controllare e arginare perché è un fattore diffuso. Il secondo è molto inquinante, ma è anche il più controllato. Il 98% delle acque scaricate passa attraverso i depuratori. A questi due fattori bisogna aggiungere quello che viene chiamato dilavamento dei suoli impermeabili, che viene con le piogge. È l'acqua che arriva ai fiumi dopo l'inizio della pioggia e che raccoglie dai terreni grandi quantità di inquinanti. Ma quali sono, in Piemonte, i luoghi più critici per l'inquinamento delle acque? Diciamo che ci sono alcuni tratti anche abbastanza contenuti e riconosciuti di corsi d'acqua superficiali che da anni non si riescono a risolvere bene. Uno di questi vicino a Torino è il Banna, per esempio, dove ha una serie di pressioni per l'attività agricola e industriale che è una scarsa portata, per cui la qualità è scarsa. O in fasi di forte recupero, per esempio il Bormida, che era uno dei corsi d'acqua che era compromesso per via della presenza dell'Agna di Cengio al confine con la Liguria e adesso sta recuperando fortemente. Ci sono poi delle falde di primo livello, cioè le cosiddette falde superficiali, che risentono dei fattori che derivano dal dilavamento dei suoli, ma soprattutto in alcune zone risentono della presenza di siti inquinati. I siti inquinati sono situazioni anche vecchissime, a volte degli anni 40, che via via si scoprono e dove sono stati seppelliti, se possiamo così usare, dei inquinanti anche molto pericolosi. La zona di Alessandria in questo momento, per esempio, è una zona dove sono ancora presenti le attività industriali, ma dove ci sono anche delle situazioni storiche e quindi c'è presenza di cromo, di fluoroderivati, eccetera, in modo importante nelle falde, in zone abbastanza circoscritte e note dove occorre andare a fare delle azioni cosiddette di bonifica.